noi ti facciamo un po' di esercizi applicando i concetti di energia elettrostatica, di potenziale elettrostatico che abbiamo visto la volta scorsa. Cominciamo con un breve ripasso. Immaginate di avere una zona dove c'è un campo elettrico omogeneo. Questo è il verso del campo elettrico, che pervade tutto lo spazio. E avere una carica Q che si sposta da un punto A a un punto B. Esegue questo spostamento. Ok? Allora la forza elettrica che agisce sulla carica compie un lavoro L, mentre la carica va da A a B, che vale il prodotto scalare tra la forza elettrica per lo spostamento. Ok? Che in generale vale l'intensità della forza per l'ammontare dello spostamento per il coseno dell'angolo tra forza e spostamento. In questo caso l'angolo è 0 perché lo spostamento e il vettore campo sono allineati e quindi il coseno di alfa è 1. D'accordo? In seguito alla definizione di campo elettrico, al posto della forza possiamo scrivere carica per campo per spostamento. Ok? E abbiamo visto a suo tempo che dato che il lavoro qui, come vedete, possiamo anche scriverlo in questo modo, forse esplicitando Q, e delta x cosa significa? Lo spostamento, cioè la posizione finale meno la posizione iniziale. D'accordo? Che quindi ho un'espressione che dipende solo dalla posizione di arrivo e da quella di partenza. Si può dimostrare, l'abbiamo fatto l'altra volta, che non dipende dalla strada che la carica fa, può fare un percorso complicato quanto si vuole, ma solamente dal punto iniziale e dal punto finale. Quando questo succede, si dice che la forza responsabile di questo lavoro è una forza conservativa. La forza elettrostatica è conservativa. Cioè conserva la somma di energia elettrica potenziale più l'energia cinetica. Quando questo succede, il lavoro può anche essere espresso come la diminuzione di una grandezza chiamata energia potenziale. Questo meno delta significa quanto l'energia potenziale diminuisce passando da A a B, quindi questo diventa l'energia di inizio meno quella del punto di arrivo, questa è una B. Questa funzione prende il nome di energia potenziale. E in modo del tutto analogo a quanto già visto a suo tempo per l'energia potenziale gravitazionale, ha lo stesso tipo di struttura. D'accordo? Nel caso specifico che il campo elettrico sia omogeneo, ok? L'energia potenziale ha questa struttura, se confrontiamo questa espressione con quella di prima, l'energia potenziale in A vale carica Q per campo elettrico per la posizione XA, quindi in generale carica campo per posizione, assumendo che alla posizione corrispondente allo zero c'è energia potenziale nulla per comodità. Okay. Quello che ha significato fisico è la variazione di energia potenziale più che il suo valore. Okay. Se a questo aggiungiamo la proprietà del tutto generale, questa vale invece per qualsiasi forza, che il lavoro svolto dalla forza durante il moto da un punto ad un altro vale quanto alla variazione di energia cinetica, cioè l'energia cinetica nel punto finale meno l'energia cinetica nel punto di partenza. Quindi un mezzo mvb quadro meno un mezzo mva quadro. Allora, se mettiamo insieme le due relazioni, abbiamo visto che l'aumento di energia cinetica vale quanto la diminuzione di energia potenziale. E quindi se portiamo delta U a sinistra, abbiamo che la variazione di energia cinetica più la variazione di energia potenziale, scusate, non è C ma U, vale 0. Quindi la variazione della somma energia cinetica più potenziale è nulla, cioè
L'energia cinetica più l'energia potenziale, in questo caso elettrostatica, è un valore costante nel tempo. Cioè si conserva la somma algebrica dell'energia cinetica più potenziale. Ecco perché la forza responsabile di questa energia potenziale si chiama forza conservativa. Conservazione della energia totale cinetica più potenziale. Ok? Quando entrano in gioco forze non conservative, parte di questa energia si dice viene dissipata, non nel senso che sparisce, ma viene trasformata in altre forme di energia, non più o meno non recuperabili, come l'energia termica. Okay? Tipicamente l'attrito è una forza non conservativa, una forza dissipativa, trasforma l'energia da meccanica a termica e quella non è del tutto recuperabile, ahimè. D'accordo? Detto questo, e questo sottolinea l'importanza delle forze come quella elettrostatica che sono conservative. Detto questo, abbiamo visto che, torniamo un attimo indietro, il lavoro che posso esprimere come forza per spostamento vale quanto la diminuzione dell'energia potenziale. Perché questo meno, anche se in realtà l'ho appena chiarito, questo meno è dovuto al fatto che inserendo qui un segno meno, quando prima abbiamo eguagliato la variazione dell'energia potenziale alla variazione dell'energia cinetica, con questo meno, portando questa quantità a sinistra, ho che si conserva il totale dell'energia cinetica più potenziale. Se qui avessi messo un più, si sarebbe conservata la differenza di energia, che è poco razionale. È meglio che si conservi una grandezza totale, la somma di tutte le forme di energia piuttosto che la loro differenza. Okay? Ecco perché si definisce l'energia potenziale inserendo questo segno meno. Questa è una grandezza, una funzione che dipende, ripeto, dalla posizione, non dal movimento, diversamente dall'energia cinetica che dipende solo dallo stato di moto. Considerando quello che c'è a sinistra e a destra di questa equazione, possiamo ricavare la forza come il rapporto tra la variazione dell'energia potenziale rispetto allo spostamento. Ok? Quindi la forza elettrica posso anche esprimerla come la rapidità con cui cambia l'energia potenziale rispetto alla posizione cambiata di segno. Nel prossimo futuro vedremo, proprio a brevissimo, che questa può essere, questo è un valore medio. Se parliamo di grandezze locali, puntuali, punto per punto, questo possiamo anche interpretarlo come l'opposto della derivata dell'energia potenziale rispetto alla posizione, dove questi delta diventano delle grandezze infinitesime, che però insomma, lo tratteremo a breve nel corso di matematica. In modo del tutto analogo a quando abbiamo visto l'introduzione del campo elettrico, cioè se prendo il campo elettrico che abbiamo definito come la forza fratto la carica, la stessa cosa posso farlo anche in termini di energia. Quindi se la forza è l'opposto della rapidità con cui l'energia potenziale cambia rispetto alla posizione, okay? Se divido a destra e a sinistra per la carica Q, quindi ho forza fratto carica, che vale quanto meno delta U fratto Q su delta X. Questa funzione, energia potenziale per unità di carica, prende il nome di potenziale elettrostatico e prende il simbolo V. Quindi posso definire una funzione V che è uguale all'energia potenziale fratto la carica Q. Quindi si misurerà in joule fratto coulomb. E proprio per questo motivo il campo elettrico posso pensarlo come l'opposto della variazione del potenziale elettrostatico rispetto alla posizione.
Questa particolare funzione o grandezza prende il nome, data la sua importanza, questa unità di misura sempre il nome di volt V. Fatemelo scrivere un po' meglio. Il volt è l'unità di misura del potenziale elettrostatico che corrisponde a un'energia divisa una carica, cioè il volt è equivalente al joule fratto coulomb. D'accordo? Quindi, in generale, a causa di questa relazione, o se preferite, in conseguenza della relazione che lega forza e campo elettrico, che si traduce in una relazione analoga tra energia potenziale e potenziale elettrostatico, anche qui, se per esempio abbiamo due punti, torniamo all'esempio di partenza, qui c'è il nostro campo elettrico E, che abbiamo il punto di partenza A, il punto di arrivo B, della nostra carica Q, che si sposta in questo senso, allora possiamo dire che il potenziale in A è diverso dal potenziale in B, in quanto tra A e B c'è un campo elettrico, e il campo elettrico posso esprimerlo come l'opposto della differenza tra il potenziale del punto di arrivo meno quello del punto di partenza fratto lo spostamento tra i due punti, quindi XB fratto I meno XA. E questo, ripeto, è diverso da zero. Questo significa che se ho punti diversi a potenziale diverso, cioè di A diverso da VB, ne deduco che tra A e B c'è un campo elettrico diverso da zero, qui non serve mettere la freccia perché parliamo anche di intensità. Non solo. Ma se il campo elettrico va da sinistra a destra, e dato che il campo elettrico è l'opposto della differenza di potenziale, se prendiamo come verso positivo quello che va da sinistra a destra, vuol dire che il potenziale in A è maggiore di quello in B. Quindi il campo elettrico è diretto da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso. Ok? La volta scorsa abbiamo anche visto la relazione che c'è tra le linee di campo elettrico e le superfici equipotenziali. Ok? Immaginate di avere un campo elettrico omogeneo, se fatto in questo modo. Le linee di forza sono tutte rette orientate, equispaziate, questo è il nostro campo E. E queste sono le linee di forza. Le linee di equipotenziali sono superfici o curve o linee che congiungono, che collegano punti che stanno allo stesso potenziale. D'accordo? E quindi sono in generale tutte linee o superfici o curve perpendicolari alla linea di campo. Queste sono tutte linee a potenziale costante. O linee equipotenziali con valori diversi. Qui avremo per esempio V1, V2, V3, V4 e viceversa, e via dicendo, con V1 più grande di V2, che è più grande di V3, che è più grande di V4. È l'analogo delle curve di livello in una mappa, in una carta topografica. Ok? Per quale ragione il campo elettrico ha linee di campo sempre perpendicolari alle superfici più potenziali. Allora, immaginate, facciamo un piccolo zoom. Se questa è una linea potenziale costante, chiamiamolo V0, immaginate due punti, questo è il punto A e questo è il punto B, sulla stessa linea di potenziale. Tra questi due punti non può esserci campo elettrico. Perché? Perché se ci fosse, fatemi disegnare in verde, se ci fosse il campo, significherebbe che tra A e B il potenziale è diverso.
proprio perché abbiamo visto che il campo elettrico è un vettore che va da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso. Ma se A e B sono sulla stessa linea e superficie di potenziale, i due potenziali non possono avere potenziali diversi. E quindi il campo elettrico, qualunque esso sia, fatemi cancellare questo, in questa zona, no, volevo cancellare la parte verde, non ce la faccio, no, niente. Non può avere componenti parallele alla linea di campo, deve essere per forza di cose perpendicolari. Perché se le avesse, ripeto, se ci fosse una linea di campo, scusate, una superficie lungo la quale ci sono valori non nulli di campo elettrico, vuol dire che punti diversi di quella superficie hanno potenziale diverso, proprio per questa relazione che lega campo e potenziale. Punti diversi allo stesso potenziale sono legati da una zona dove il campo è almeno mediamente nullo. Nella zona dove ho campo, ok, quel vettore campo elettrico, la freccia che individua il campo, collega punti di potenziale diverso. Non può fare altrimenti per sua stessa natura. Quindi, in generale, la superficie più potenziale è il campo elettrico. In punti che stanno su quella superficie sono perpendicolari. Questo è un punto importante. D'accordo? Ci sono domande? Molto bene. Vediamo per esempio. Che completo, facciamo solo il ripasso oggi a questo punto perché sta per suonare. Che cosa succede se in generale il campo elettrico non è omogeneo? Immaginate di avere il campo elettrico di una carica puntiforme Q grande e di una carica Q piccolo a distanza R da Q grande. In questa situazione l'energia potenziale U del sistema vale K0 se siamo nel vuoto, il prodotto delle cariche diviso la separazione tra le due cariche. Ok? In questo caso, nel punto P dove si trova la carica Q piccolo, il potenziale elettrico che vale U diviso Q piccolo e vale K0 più grande carica che produce il campo elettrico diviso R. Quindi è una funzione della posizione R e della carica Q che genera il campo elettrico. D'accordo? La relazione che permette di passare dalla forma della forza alla forma dell'energia potenziale o dalla forma del campo elettrico alla forma del potenziale elettrico, okay? È una relazione di tipo differenziale che faremo a breve. Comunque, in ogni caso, le due relazioni sono quelle enunciate in figura. D'accordo? Ci sono domande? Mentre prima volevo dire, ecco, torniamo all'inizio: se il campo elettrico è omogeneo, cioè lo stesso dappertutto, è sufficiente moltiplicare la forza che è una costante o il campo che è una costante per la posizione. Ma se il campo cambia da un punto all'altro, allora per fare questo prodotto ho infinite scelte per la forza e per il campo. Passare da forza a energia potenziale o da campo a potenziale richiede un'operazione che è l'inversa della derivazione che forse riusciremo a vedere. Comunque in ogni caso questo è quello che si ottiene. Ok? Se ci sono più cariche nella stessa zona dello spazio, sommo per energia potenziale tutte le espressioni che ottengo considerando tutte le coppie possibili una sola volta. Ok? Mentre per il potenziale sommo il contributo di ogni singola carica. Come farei per il campo. Ok? Sta per suonare, quindi per oggi ci fermiamo qui. Fatemi concludere quello che ho scritto qua sotto e diviso R.
D'accordo, qui a questo punto cambio il titolo della lezione e ti metto a ripasso.